Non c'è più spazio nel Partito Democratico per evitare la scissione? No, noi ovviamente abbiamo constatato che c'è una divaricazione di contenuti politici che sta diventando insanabile, probabilmente diventata insanabile. Quando dico con uno slogan che il Partito Democratico deve ritornare a essere il partito di quelli che non contano nulla, il partito che tutela l'ambiente, i diritti delle persone, il futuro dei bambini che non sono ancora nati, è chiaro che sto dicendo che non abbiamo più la speranza in molti, anche molti elettori che abbiamo perso, e questo ovviamente implica anche delle decisioni. Però esiste sempre la possibilità, e Enrico Rossi, Roberto Speranza ed io ci stiamo ancora provando, di avviare attraverso una conferenza programmatica ed un congresso che non sia col rito abbreviato, quindi che non contenga già la soluzione. Stiamo provando a verificare se esistono ancora le ragioni per stare insieme, perché il PD io l'ho fondato, ho riposto in questa formazione politica molte speranze, però nessuno di noi può avere il prosciutto sugli occhi. Se ci sono delle situazioni che rendono impossibile conseguire le visioni, i sogni di una vita, bisognerà pure prenderne atto. Domenica intanto andrete all'assemblea? Beh, innanzitutto sabato invitiamo tutti a venire al Teatro Vittoria con Roberto Speranza ed Enrico Rossi, e poi domenica andremo a fare il nostro dovere all'assemblea. Siamo membri dell'assemblea e dunque parteciperemo. Abbiamo già detto che per stare insieme bisogna avere una visione comune delle cose, non è una questione di date, è una questione di politica e di sogno comune. Se il sogno comune non c'è, non c'è nessuna ragione per lo stare insieme. Orlando può essere il vostro candidato unitario contro Renzi? Andiamo, arrivederci.